Vabbè, perché si può partire così tutto così distrutto. Signore e signori, Monica! Ti porto il caffè, amore. Vai, vieni qua. Ma sei vestito tutto così di verde, tutto ma speranza? Ma mi sono vestito verde pisello, invece mi sento un pisello. Un pisello io. Morto. No, sono un po' fiacco stasera. Sì, dai, che faccio così, tipo quando si fa il massaggio, attivate. Sì, attivate, no, che mi fa anche male la schiena, ho fatto questo giro così. Allora, allora abbiamo la rassegna stampa di oggi dei giornali spagnoli. Il Mundo parla di Silvio Berlusconi, ma non Silvio Berlusconi, il nostro ex presidente del Consiglio, ma di Silvio Berlusconi, un operaio italiano, credo sia uno sbaglio di Milano, che di Venezia. Sì, che si chiama Silvio Berlusconi e quindi insomma ha una vita un po' difficile. Ha dovuto cancellare proprio il suo nome della è certo vena. Che questo Silvio Berlusconi vive in Veniano, un pueblo situato a 20 chilometri da Como. Va bene. Al nord dell'Italia, donde all'apellido Berlusconi abbonda. Ci sono tantissimi. Ha dovuto cambiare il nome sulla guida del telefono, dice questo articolo, perché lo continuavano a chiamare. Chissà cosa, uno che chiama, ma anche se Silvio trovi... Silvio Berlusconi. No, sì. Ma me. Ah, scusami, abbiamo altre notizie? Sì, allora, su tutti viene che ha vinto il Barça, Il Barcellona ha vinto. Però c'è tutta questa che dice la ciudad feliz. Allora, la città felice invece dovete sapere che qua ieri sera niente. Io a un certo punto sono andato in un posto, invece gli altri ragazzi sono andati in un'altra zona, sfasciano tutto. Cioè quando vincono gli scudetti hanno rotto vetrine, ma cose. Prendevano anche quello di dentro, Sì, gente in macchina, insomma, la solita, insomma, il calcio che racchiude infatti, sempre in tutto il mondo. Fuoco dappertutto, è andato stato fuoco. Bellissimo. Ah, mi ha portato anche il caffè. Ah, che carino. Bello. Ok, grazie. Vieni che saluti, vieni. Saluta l'Italia. Hola Italia. Ah, come ti chiami? Berta, hai fidanzato Berta? Tienes novio? Sì. Sei innamorata? Ah, oh, che peccato. Beh, quanti anni hai? Io? Quanti anni tieni? 20, va bene. Ciao Berta, grazie per il caffè. Ma hai visto come te viziano qua? Ma che carina Berta. Berta, ciao Berta. Berta, signore e signori, Ivo. Ci siamo accorti sia io che Monica che ultimamente quando ti chiamiamo ci metti un po' ad uscire. Stavo curiosando di là in bagno a vedere se riuscivo a trovare un'inquadratura da fare un po' da dietro. Ma hai detto che mi insegnavi in questi giorni a fare il camera, a fare le inquadrature belle, a fare le inquadrature belle. D'accordo, anche un paio di fotografie. Va bene, senti. Sai che sul giornale, sai che ho visto l'altro giorno? Che c'era sul cinema e il tuo film. Stanno dando qui, sì è vero, qui in Spagna, a Barcellona, chi se ne frega magari a casa. Però che hai andato tantissima gente, tanti fan. C'è casomai nelle sale. Vediamo. Sì. Cosa? Vediamo. In queste questa multisala dove fanno vedere casomai, vediamo. C'era tutti là che aspettavano a Fabio, tutti i fans. Sì, io credo, non lo so. Siamo davanti all'Istituto Italiano di Cultura e in questo momento stanno proiettando all'interno di questo Istituto Italiano di Cultura il film Casomai, di cui io sono l'attore protagonista. Andiamo a vedere se mi riconoscono. Speriamo, mi manca tanto. Buongiorno Stefano, domani eravamo già a casa. Mediamente mi hanno riconosciuto in 5, credo sarà una sala da 30, mi avranno riconosciuto in 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sei spagnola? Chi sono io? Non li conosci. Chi sono io? Chi è? Chi sei? Tu sabes chi sei? No. Sono l'attore del film, quello che hai appena visto, il film, quello con la pizzetta, con la barba. Non ti conosceva. Ecco, sono rimasto malissimo. Ti ho messo baci, grazie che mi hai chiesto l'autografo, perché non ce la facevo più a... Bene, ora io potrei fare, se avete delle domande, non c'è più nessuno. Niente. Allora grazie. Mi potete fare un applauso per piacere? Grazie. Grazie, è già meglio. Grazie. Piacciono, devo dire. No, devo dire una cosa, mi piacciono queste multisale con i popcorn, con un sacco di gente. Non sbagliare, non andare per altre vie, guarda, mi dispiace. Anni fa, io mi ricordo, ogni tanto che ti andavo a prendere la radio. Mi venivi a prendere. C'erano le donne, la trombavi di brutto. Qua si tromba. Qua?
Qua no, io se non c'ho questo lavoro che mi spinge, non niente. Mi dispiace. Erano bei momenti. Mi dispiace quelli. Tanto. Qualcosa che forse te bei momenti, che bei momenti, che bei momenti, guarda lì che fa, quelli sì che erano momenti. Ma oggi veramente sei addormentato. Che sangue? Che sangue. Oh, eccoci qua il nostro cuoco. Buonasera, qua si capisce che stiamo parlando di roba seria, Daniele Corradini, 43 anni, nato a Milano, origini marchigiane. Ha conquistato una posizione rilevante nel campo della ristorazione catalana. Qual è la tua storia? Mazza, qua stai facendo, cos'è? Innanzitutto cosa stai facendo? Questo allora, qui stiamo facendo una preparazione di, perché c'è un carpaccio di tonno. Abbiamo un carpaccio di tonno che verrà fatto con olive. Patate d'olive, arance, pelle di bucce di arance. Bucce d'arancia. E aglio tritato? No. Disseccato. Ah, ok, seccato al forno. Una volta che abbiamo tutti e tre gli ingredienti, li mettiamo e lo metteremo sopra il carpaccio e non metteremo nessuna sale perché l'oliva secca produce sale e alleniamo questo carpaccio con l'olio di oliva. Ok, ammazza ragazzi. Poi dopo facciamo il baccalà con ceci. Sì, baccalà con ceci perché essendo che Spagna è uno dei maggior parte, parla un po' italiano, spagnolo, sì, vari anni in Spagna. Si allora, dimentica l'italiano dopo un po' che si sta in Spagna, perché poi essendo 20 anni, perché essendo poi simile si scavalla di là. No, il tema del baccalà è venuto il tema perché Spagna è uno dei più grandi consumatori di baccalà. Qua è baccalà. E allora, essendo che l'Italia è uno dei paesi europei fra il secondo e il terzo posto come consumazione di baccalà, abbiamo fatto un baccalà caramellizzato con ceci. Caramellizzato con ceci. Questo è un piatto tipico madrileño che si mangia a Pasqua. A Pasqua. Senza caramellizzare, chiaro. Senza caramellizzare. Lo fanno molto in cazzuola. No. Sì. Noi altri l'abbiamo voluto cambiare, l'abbiamo messo caramellizzato. Un'altra tecnica, va bene, insomma in questa ora e mezza fai in tempo, ce la fai in un'ora e mezza, facciamo in tempo a far tutto. Baccalà con ceci e carpaccio di tonno con patè d'olive e arancia. Sei contento, Ivo? Sì, aiuto. Speriamo di mangiare bene questa sera, perché l'altra sera abbiamo mangiato meglio. Come tu appoggi la camera, mangi come un bufalo. Ma non è vero. Lasciaci qualcosa anche noi. Spizzico, picco. Sì, a tra poco torniamo, iniziamo il programma Italo Spagnolo. Sì. Eccoci. Va bene, dillo un'altra volta, niña, se ti viene, dillo un'altra volta al volo senza contare, ma tu ci stai pensando, niña, non vale. Italo Spagnolo. Mentos, ora anche senza zucchero. Pimp My Wheels, il programma di MTV che rimette in pista il tuo ferro vecchio. Ogni settimana i gemelli diversi intercettano e sequestrano un catorcio da affidare a un team di talenti della meccanica capaci di trasformare un rottame in un gioiello su due ruote. Pimp My Wheels nuova serie, venerdì sera alle 9. Stile Giovani, i tuoi progetti prendono vita. Dal gruppo Banca Carige. Vinci concerti collegandoti al sito. Oh,
Scegli le 3000 canzoni che vorresti sempre con te. Nuovo Nokia N91. La musica che ti porti dentro. La cosa più brutta, è una parete tutta bianca. E abbiamo tanto bianco in casa. Perché è elegante. No, non cambierei colore. Sarà elegante, però un minimo di colore. Rosso. E poi specchi da una parte e dall'altra. Hardcore. Come arcobaleno, c'è azzurro? Assolutamente azzurro. Io le volevo rosse. Per quello è azzurro il colore più buono. Puoi comprare un gelato e richiedere il coupon per vincere un iPod Nano 4 giga ogni ora. E per tutti, suonerie e wallpaper firmati MTV TRL. iSpot, mordi la musica, da Algida. Uffi, che noia! Non si potevano fregare in un luogo più civile. Un bel 5 stelle, con solario. Abbiamo solo. Fitness club, la piscina. Abbiamo mare. Il piano bar, Ciro, Plini. Abbiamo Nestì. Gustosissimo tè freddo alla frutta, buono di natura. E Nestì? Perché chiedere altro? Ciro, è la natura. Un miracolo. Nestì, il tuo paradiso naturale. Test scientifici come questi dimostrano che il gel Gillette Serious è meglio della nostra schiuma. Raggiunge ogni punto della barba creando uno strato protettivo per una maggiore scorrevolezza del rasoio. Così avrai una rasatura più confortevole. Ti consigliamo di provarlo. Voglia di mondiali? Con Gillette, sponsor ufficiale dei mondiali FIFA 2006, vinci fantastici premi. Gel da barba Gillette Serious. Open for fun. Di tempo per raggiungere l'obiettivo, realizzare un vero show. Inviati speciali sul campo per MTV, Marco e Francesco. School in Action, da lunedì al venerdì all'1:30 e il sabato all'1. School in Action with Dimensione Danza. Noi siamo qui, Corveleno nel posto, fino a Barcellona siamo arrivati, solo per Fabio. Fabio, ci devi dare anche i soldi dell'aereo, mi sa. Yeah. Corveleno. CV, primo grandi a squarta. Lo sai com'è? Yes. Yeah. Oh. Busso con noi direttamente da Roma. Yeah. Eccolo qua. Bombo Class. Oh. Ok.
Adesso è panico, quello dei giorni vuoti, quello che non basta mai una croce, no, servono pure i chiodi, servono pure i nodi per scioglierli, modi per riconoscersi puliti, senza bisogno di alibi, calibri parole ma influisce zero e butto semi al vento, magari fiorisce il cielo, ligna ligna, bless, che Dio ti benedica, stress non mica, quando la vedi da un peso alla tua amica che mi ha detto quanto tempo mi hai cercato già, mentre suonavo il rock and roll di città in città, c'è chi mi ha detto che non c'eri e ti ho trovata là, a farti dire dagli zeri che eri l'ultima, non passa un giorno che non è una lotta e questa volta quello che è mio resta mio, capito? Figli di mignotta, hai visto i pezzi di cristallo del mio cuore dietro questa porta, hai detto che ti piaceva, dillo un'altra volta, dillo un'altra volta perché a me mi fa bene, dillo un'altra volta niña se ti viene, dillo un'altra volta al volo senza contare, ma tu ci stai pensando niña non vale, dillo un'altra volta perché a me mi fa bene, dillo un'altra volta niña se ti viene, dillo un'altra volta al volo senza contare, ma tu ci stai pensando niña non vale, niente. Sono i sussurri della gente alla caccia del primo premio, la faccia più sorridente là per là. Non ci faccio neanche caso, ragazza dal cuore bonsai, l'abbiamo rotto quel vaso mille giorni e tu sei lì che aspetti di tornare, e in qualche cassetto scommetto c'è ancora la chiave, dimmi che tu non l'hai dimenticato, aspetta la fretta che ti butta all'angolo, non dargli retta, comunque sia quella magia senza una formula che pronunciavi con le mani, se puoi ricordala, tu non sei forte, è un'altra nostalgia, e non serve correre lontano se non si può andare via da queste strade, chilometri Volkswagen cancellano le notti e le giornate, mo è puro silenzio quello che si ascolta. Avevi detto che non te ne saresti andata via, dai, dillo un'altra volta, oh, dillo un'altra volta perché a me mi fa bene, dillo un'altra volta niña se ti viene, dillo un'altra volta al volo senza contare, ma tu ci stai pensando niña non vale, dillo un'altra volta perché a me mi fa bene, dillo un'altra volta niña se ti viene, dillo un'altra volta al volo senza contare, ma tu ci stai pensando niña non vale. Da Roma alla Rambla, yeah. Corveleno Riot, Titolo Spagnolo, Grandi Giorgio, yes. E Squarta, yeah. Com'è? Corveleno niña, bless, che Dio ti benedica, oh. Stress non mica, non mica, niña, niña, bless, che Dio ti benedica, stress non mica, oh. Dillo un'altra volta perché a me mi fa bene, dillo un'altra volta niña se ti viene, dillo un'altra volta al volo senza contare, ma tu ci stai pensando niña non vale, dillo un'altra volta perché a me mi fa bene, dillo un'altra volta niña se ti viene, dillo un'altra volta al volo senza contare, ma tu ci stai pensando niña non vale. Oh. Corveleno live da Italo Spagnolo, sono molto contento, sono arrivate anche le ragazze dell'Erasmus, tra pochissimo torneremo anche qui in cucina per vedere come va la nostra ricetta, e le nostre amiche che sono già anche venute, te le ricordi Ivo? Sì, me le ricordo. Te le ricordo, torniamo tra pochissimo, adesso invece vi presento l'artista di strada di questa sera, prima di intervistare Corveleno, vediamo questa sera dalla Rambla cosa abbiamo raccattato. E voilà! Oh, siamo sempre in tema, ecco qua il rapper. Vediamo un attimo. Monettati, Monettati, cosa c'è scritto? The rapper living statue by Mac Gaccio Barcelona. Ehi muchacho, aquí yo MC Guacho y no estoy solo. Aquí con Fabio Bolo, en este bolo, italo españolo. Este chico famoso entre las nenas. Debajo tus pies, muchas chicas en la arena. Hey, yo! Questo è, noi ci piace far vedere insomma maniere diverse di vivere, lui vive così, vive facendo questa cosa. Mi sposto qua, immagino che questo sgabellino sfigato tipo sì, tipo vasino da notte, porco giù, ma non c'è più rispetto. Dai, questo qua tirati sulle il vasino, sì, sembra il vasino dei bambini qua.
Ma chi era? Ma chi era il Fagiano? Dove l'avete preso? Hai visto lì, il rapper, sì, noi tutte le sere facciamo vedere uno della Rambla, ieri c'era uno al cesso, figurati. Quindi ma li pagate gli artisti di strada? Sì, li paghiamo, ma soprattutto guadagnano un sacco di soldi stando sulla Rambla tutto il giorno, ce n'è uno ogni due metri praticamente qua, quindi ce ne troveremo. Vediamo, abbiamo visto pure il diavolo. Il diavolo è già stato da noi, il diavolo, infatti, insomma. È una maniera per svoltare un po' di lavoro, tocca venire qua. Sì, conviene qua, brutte, no? Viene qua a fare le statue, esatto. Allora. Che possiamo dire? Avete iniziato nei centri sociali? Anche. Avete iniziato, come diciamo, nei centri sociali? Anche. Poi qua ho tutta roba. Collettivo Roba Coatta, siete, avete anche, fatto parte del collettivo Roba Coatta. Avete aperto i concerti della Soul, di 50 Cent, avete fatto il tour con Jovanotti. Linea 77. Linea 77, ammazza che botta. Ma come? Ma sto 50 Cent è così duro come sembra o... Ma in realtà l'abbiamo visto di sfuggita, lui proprio. 3 secondi, lui non ci vedeva mai. Gli altri, perché erano un sacco di musicisti che stavano con lui. Gente tranquilla. Lui arrivava, si faceva un po' gli affari suoi. Devo dire che io quella volta che l'ho incontrato in un posto, l'ho incontrato lui che è già bello abbastanza massiccio, però sì. A fianco aveva gente ancora più piazzata, che probabilmente serve per tenere lontano lui dalla gente. Probabilmente perché... sì. Quando sono andato a Modena è arrivato con un'ora e mezza di ritardo perché si era fermato a prendere un paio di Ferrari. Diceva, ah, sai che c'è, faccio un po' di shopping e poi prendo un paio di Ferrari. Così. E torno. Mi sembra che mi piace perché non perdono mai l'occasione di far bella figura, diciamo, intellettuale. Bravo. Di farci sentire. Senti, ma bene. Da 50 Cent, dai, perché sono in tanti, a Jovanotti, che io sì. Una volta ho intervistato, gli ho detto dammi un morso perché sembra l'uomo più buono del mondo. Io sì. So che lui per esempio compra un pane, un pesce e poi dopo dà da mangiare a tutto il paese. Così, se ci verrà a trovare, tra l'altro fra 2 o 3 settimane sarà ospite qui da noi. Grazie. Volevo chiedervi com'è il passaggio? È che siamo sempre noi comunque, l'importante è quello, cioè alla fine noi siamo potuti andare da 50 a fare la storia nostra, quella che appunto è nata 10 anni fa, e da Lorenzo la stessa cosa, e trovare e vedere che due pubblici diversi comunque si sanno affezionare a delle robe che magari non sono nemmeno abituati a sentir passare per e radio. E Linea 77 altro mondo ancora. Quella è stata una bomba, infatti. Roba. Cioè, con Linea è stata proprio così la storia che abbiamo fatto, finalmente una cosa che magari fuori dall'Italia è più facile da creare, ovvero, che ne so, pensa a Lollapalooza, tutti questi festival. Finalmente riusciamo a fare una cosa del genere qua. No, una cosa figa, poter mettere il rap col punk, col noise, insomma tutte queste cose fanno parte. La gente si diverte, punto, il resto è relativo. Pensano che ci siano pubblici diversi, ma non è così, è uno. È un pubblico di gente che gli piace la musica. Esatto. Okay. Questo è quello che come siamo messi, diciamo, come io che non conosco tantissimo, devo dire. Prima l'abbiamo visto fare break dance. Io sì, da piccolo facevo la break dance quando avevo la vostra età, che ormai sono un po' meglio. No, io vai, faccelo vedere. Dai, mi sono fatto male la schiena l'altra sera. Uguale, quello che puoi fare. Un ritmo? Ti facciamo fare un ritmo. Perché io faccio anche Michael Jackson. No, ma non volevo. Dai, mi fa male la schiena. Ma qua c'è il tappeto. Vai. Vabbè, Michael Jackson era così. Guarda che ci vedono già le gambe storte. Che mi faceva male la schiena. Mentre invece quando facevo la break dance era così, si partiva sempre così, non so se si fa ancora. Sì, sì, è così a voglia. E poi non parto mai però. Ah, cioè rimani fermo sul posto? Vabbè, mi piace questa qua. Sei un figo. Guarda che figo. E poi c'era, vabbè, ma mi sono fatto male la schiena. Lascia stare. Vabbè, ma voi ballate anche. No, noi non iniziamo come te. Hai iniziato ballando, sì. Poi sei entrato nel mondo della droga e hai finito tutto. Abbiamo iniziato a scrivere. No, allora, volevo chiedere, com'è la situazione, diciamo, hip hop in generale in Italia? Com'è il mondo? C'è fermento. C'è fermento. Lo vedi anche in TV, se accendi la TV, vedi che c'è fermento, no? È giusto, dopo tanti anni di fatiche, poi adesso anche magari delle case discografiche più grandi si interessano un po'. E c'è sperimento, c'è un sacco di gente brava in gamba. Speriamo che non finisca sta cosa. Speriamo che non sia ciclica come è stata a metà degli anni 90, speriamo che è una cosa che prenda. No, devo dire, io veramente faccio ridere quando parlo da vecchio, però mi ricordo per esempio che c'era molta rivalità in realtà fra i gruppi, diciamo rap, hip hop, così. Fa che parte del poi genere. Piacevano tantissimo ad un certo pubblico finché non avevano successo. Poi come successo si cominciava a dire sono commerciali, se sono venduti. Già il fatto che stiamo qua sarà un motivo di discordia. MTV, qua siete commerciali. Chi se ne frega? La risposta è sempre chi se ne frega. Ma com'è che c'è gente che ragiona sempre così? Ma perché pensano che un certo tipo di musica, specialmente quella di nicchia, magari sia di proprietà di chi la scopre. Si sentono un po' depredati di qualcosa di unico. Io li ascoltavo una volta, adesso invece sono un po'. A te non è accaduto questo? A me accade, però io mi sono dato una risposta. Dai, daccela anche a noi. Illuminaci. Perché ci sono secondo me un sacco di ragazzi anche a casa molto bravi per carità, però anche un sacco di ragazzi metti lo so che vogliono fare delle cose e non hanno il coraggio di farlo o non hanno il talento di farlo, no? Allora si affezionano alla musica un po' così.
vogliono essere i ragazzi incompresi, perché dal momento in cui sono compresi sono uguali agli altri. Invece incompreso fa un po' figo, no? Sai, la gente non mi capisce, sono artista, se la meno un po'. Oppure mi piace quella cosa che non piace a nessuno, così è soltanto sì, mia. Sì, quello lì un po', che ci gli viene un po' da parlare così, cioè, senti, io sì, ascolto sì, dalla musica che tu neanche conosci, a volte incontro questi... Però sono, vabbè, insomma, quelli sono argomenti che vanno al di là della musica, che tu sei un legame personale. Progetti vostri, c'è questo progetto importante, voi cosa praticamente, succede? Praticamente siamo a fare una specie di rivoluzione. Una rivoluzione, sì, che sì. Progetto H2O? Esatto, sì. Musica digitale, cioè se tu vai a comprare il disco di Corvelino non lo trovi. Non lo trovi? È inutile che ci andate. Ok, dove liquida, posso... Vai sul sito www.corveleno.com e da lì viene riindirizzato su... tanti motori di ricerca e tanti web store che vendono musica, per comprare la per musica. Per comprare. Perché è una cosa più diretta con la gente, capito? Non c'è più il problema della difficoltà di arrivare nei negozi. Dallo studio nostro alla gente. A direttamente alla gente. Sì, e devo dire che due sere fa abbiamo avuto Alex Infascelli, non so se lo conoscete. No, lui ha fatto H2O, il film. Sì, lui non esce nelle sale, esce direttamente nelle edicole. Quindi provarsi che la direzione sia quella di crearsi un noi mercato noi ce l'auguriamo un po'. Anche perché per il genere nostro è l'ideale, nel senso che comunque che uno si scarica. Il rap è sempre stato basato sull'immediatezza. Anche Prince aveva fatto una cosa così in passato. The può artist, essere? Sì, The Artist. Beh, certo, esatto. Mio amico scoperto da Luca Fantacone in Italia. Prince. Sì, infatti sì, io per quello è stato lui. Allora, che CD avete portato prima di farvi cantare che un'altra volta? Che te lo dico a fare? Questo te lo ricordi anche tu, della Soul, eri giovane anche tu. Qua avevo anch'io i capelli. Quando avevamo tutti i capelli. Qual era? C'era il campione di Otis Redding in un pezzo. Sì, c'è un sacco di belle cose. Pensa che colori, pensa che bellissimo. Me l'avevo messi. Quella è stata una rivoluzione. Sì. Ho scelto un pezzo che si chiama Three is the Magic Number. Tre è il numero magico. Esatto. Che adesso ha rifatto Jack Johnson. C'è una versione di Jack Johnson. La facciamo sentire? Eccola qua. Ma si chiusa una finestra o era il CD, un campione del CD? No, mi sa che devi premere play. Cioè, no, lo prendo. Sento velocemente. Lei è Monica ed è di Madrid. Ciao Monica, noi siamo i Corveleno. Yeah. Sì, gemelli. Sì, gemelli. Poi, lei è il fidanzato di Roma, però è portoghese. Sì. Di origine portoghese ed è di Lisbona. Purtroppo avevamo anche degli ospiti che venivano sempre dal Portogallo, da Oporto. Però il Cardinal Ruini ci ha detto... Da dove? Da Oporto. Sì, ci ha detto il Cardinal Ruini di non invitarli più perché devo sempre dire questo è di Oporto e sembra una brutta parola. Allora ci ha detto, guarda, di Oporto non lo potete dire. Okay, quindi poi... non possiamo dire è di Oporto. Poi che cos'altro non puoi dire? Non andate al cinema Arcadia perché se sbagli l'accento se va anche qui dove... Codroipo, che è un paese che non si può dire. La diossina neanche si può dire, insomma sono tutte delle parole che non si possono dire. Hai detto tutto adesso, No, però perché non sono delle bestemmie, assomigliano. Vabbè. Perché per esempio noi abbiamo anche blocco A, quando c'è poi la pubblicità, blocco B, blocco C, ecco anche blocco D, no? Ma sono solo delle assonanze. Basta che non siano passate. Non possiamo dire, capito, blocco D, capito, blocco D. Si può. Ok, lei è bresciana, di Calvisano, grande squadra di rugby. Sì. E tu sei di? Elissa. De Treviso, Treviso. E poi c'è il grande cuoco, scusate, ma guardate come si muove, sembra una ballerina all'interno della cucina. Una ballerina grande, esatto, che cucinerà del baccalà coi ceci e un carpaccio di tonno con patè d'olive e un poco di buccia d'arancia. Ok, a questo punto ci spostiamo davanti al monitor. Sì, tu? Vi porto io. Ciao ragazze, ciao. Limoniamo, che quando le ragazze di qua? Perché dopo limoniamo tutti insieme. Ci spostiamo qui perché... Berta, Rini, sei in mezzo, che lo fai? Dai che tiri sulla bellezza. Adesso Berta. Noi, lei è Berta. Berta. Vi ricordate la canzone? Sì. Vieni giù, Berta. Vieni giù, Berta. Berta, stai qua che sei bella. Allora, lui è il nostro amico, lo vedete che figo il camera, si chiama Sergio. Ciao, Sergio. Sergio sta cercando una novia, c'è una fidanzata. Sergio busca una novia. Ok, busca una novia, cerca... Non c'è più? Ah, ok. No, visto che c'è Vespa... No. Ah, ok. Allora, abbiamo Ivo giù nella Rambla, sì, che sta cercando una novia, c'è una fidanzata per Sergio. Scegliete voi. Chi è che può essere? Quello lì con la barbetta, quello lì no, con la una donna. No. Questo non si può invitare. Va bene, certo, scusami. Rimane sempre qui. La ragazza con l'ombrello. La ragazza con l'ombrello. Stiamo cercando. Eccola qua. Questa allora, foulard turchese, sei fidanzata? La signorina con il coso turchese, è fidanzata? Sì, perché c'è la borsa tracolla, è fidanzata. Ma come? La borsa tracolla? Ce l'ha scritto in faccia che è fidanzata. Sei anche di CL?
C'è anche di? No, sei anche di CL? Sei anche di CM, oltre che essere fidanzata. Di CM. Mi avete dato il bromuro. CL! CL? Cosa vuol dire CL? Oh sì, buonanotte. Vabbè, comunione di celebrazione. No, guarda, no, quella dietro col foulard che si sta facendo vedere da un'amica che ha il telefono. Ok, qua. Okay. Va bene così? Ciao, con chi sei al telefono, cucciolotta? Con chi sei al telefono, cucciolotta? Col tuo fidanzato. Col fidanzato? Lui è a casa. Ma in Italia. Santo cielo. Guarda, tutte che sono al telefono per... Ecco, è arrivata l'amica single. Sei single? Sei single? Oh, ma no, che cazzo, niente, Sergio, qua Sergio, sono tutte fidanzate. Cosa facciamo? Non ce n'è una single per Sergio? Ma c'è una single per Sergio? Tu sei single? No, non sei single. Madonna, che paese triste l'Italia. Oh. Aspetta. Ma basta con sta storia che siete tutti fidanzati tristoni. No, dice va bene lo stesso per lei. Per stasera va bene, va bene. Ivo! Sì, dimmi. Tira su, prendine una a caso, fai come fai tu quando vai in discoteca dal terzo gin tonic. Ma santo cielo, allora... avvicinati, guarda, ragazza, se c'è una che respira. Tu sei singolo o fidanzata? Secondo te quello lì... Che sei incoglionito stasera? Magari erano amici, che ne so sì. Io. No. Quell'ombrellino lì, tira su lui. Vabbè. Come l'ombrellino lì? Lui deve fare outing e bisogna che lo faccia adesso che è a Barcellona. Adesso vado niente, e torno. Niente novia per Sergio, niente ragazzi, non siamo riusciti a trovare una fine. Ecco. Ma come ecco? Non se puede, niente. Ivo fai tu, tira su una che vuoi. Intanto vi facciamo vedere. Questa ragazza qua va bene per Sergio? Sei single, cucciolina? Sei single, cucciolina? Venga, sì, dai, va bene, vieni su. Perfetto. Ma santo dai. Cielo, andiamo dai, io e te da Sergio. Vabbè, niente, Sergio, andiamo, dai. Stasera sono tutte col 9. Andiamo io e te da Sergio, ok? A questo andiamo. Punto vi facciamo vedere anche voi un po' Barcellona di giorno, per dai. Quelli che sono a casa, con la nostra Vespa Cam, con la camera che portate in giro dalla nostra Vespa. Mazza quanto parla, volo. Ma sta zitto. Ma secondo me non è single, guarda come tiene la capelli. No, no, è fidanzata. Vedi che c'ha un legame forte. Vedi che la tiene stretta. Parleremo anche di artisti, parleremo di, con una pittrice, oltre che al cuoco, abbiamo un sacco di persone ancora da presentarvi, sempre qua, in diretta dalla Spagna, con Italo Spagnolo, a tra poco! A tra poco, che lavoro duro ragazzi, che lavoro duro! Do you know that everything comes from a source? There's a drop of water that wants to be a germ, and a germ that wants to be a king. There is a king that wants to be a star, and a star that wants to tag the sky. Here is the sky. There is the sky that wants to sing a song, and a song that wants to be a dream that wants to be the source. Stile giovani, i tuoi progetti prendono vita. Dal gruppo Banca Carige. Vinci concerti collegandoti al sito. Divora Fonzis davanti a MTV Hitlist Italia. Ogni weekend invia i dati del tuo scontrino e il nome del personaggio che accompagna gli zombie durante il programma con un SMS al 320 2043 223. Vinci music download e lettori MP3. Da paura. Vuoi provare le emozioni della Formula 1? Il 6 e 7 maggio fai un pit stop in una concessionaria Renault.
Prova New Clio, l'auto dell'anno 2006 e vinci una giornata sul circuito Le Castellet pilotando la monoposto campione del mondo di Formula 1. Warm up il 6 e 7 maggio in tutta la rete Renault. Mare perfetto. Mente ideale. Certo, ci fosse qualcosa da mangiare e da bere. Ho la soluzione. Nutella, bastoncini al malto, il gusto dissetante di Estate. Nutella Snack and Drink. Per avere tutto ciò che piace, dove più ti piace. Oggi ho fatto 500 km per venire in autostop. RTL 102.5 per i normal people. Con Fancy Skin Size, subito tuo uno dei 5 CD storage LTV Hitlist Italia. 700 mega per la tua musica, le foto più belle e i contenuti multimediali più esclusivi. Non farteli scappare, è un'edizione limitata. Ritornano le offerte Tele2, l'ADSL a partire da meno di 15 euro al mese. Solo Tele2 può farti navigare risparmiando così tanto, capito? A partire da 14,90 euro al mese. Il primo mese non li paghi. Tele2, perché pagare di più? Con 8.000 movimenti al minuto, Vitality ti dà una perfetta igiene orale senza il minimo sforzo. Oral B Vitality, per un sorriso in piena forma. Che fame, ma cosa posso mangiare? Prendi, è una barretta Special K. È buonissima e resti in forma in modo equilibrato. Barrette Special K, specialmente buone per la tua forma. E con le barrette Special K, scopri il gusto di cambiare gusto. Somatoline Cosmetic, trattamento pancia e fianchi. Snellisce di una taglia in 4 settimane. Somatoline Cosmetic. Funziona. Citroën! Aprilia! C3! Scarabeo! 4 ruote! 2 ruote! C3! Scarabeo! Smettila di fare il bambino! Perché litigare? A maggio puoi avere tutto. Se acquisti una Citroen C3, hai anche uno Scarabeo 50 Aprilia incluso nel prezzo. È un'offerta da urlo. Scoprila anche domenica 7. Solo nei Bar Algida puoi comprare un gelato e richiedere il coupon per vincere un iPod Nano 4 giga ogni ora. E per tutti, suonerie e wallpaper firmati MTV TRL. Ice Pop, mordi la musica, da Algida. John Malkovich, Naomi Campbell, nel primo film Pirelli. Solo su pirellifilm.com. Direttamente da Londra, nuovo Volume Extend Mascara di Rimmel. Sguardo intenso in due fasi. Fase 1, ciglia più lunghe e incurvate del 50%. Fase 2, 15 volte più volume, con la formula push-up. Indossalo e seduci. Nuovo Volume Extend Mascara da Rimmel, del London Look. I am explosive. I'm a predator. I am superwoman. I'm curious. I'm serious. I am primitive. I'm intense. Are you? Yes, I am. Magnum, the Algida. Alfa 147 Blackline, su tutta la gamma, 5 anni a tasso zero e supervalutazione dell'usato. Presenta Fabio Volo. Allora Ivo, siamo arrivati a un momento importante della nostra giornata. Sì. Qual è il senso fondamentale di questo programma, se mai questo programma ha un senso? Capire l'importanza di essere se stessi, di lottare per i propri sogni, di lottare per le proprie cose, di cercare di capire quello che si vuole veramente fare. Quindi, come in Matrix, uno deve scegliere le due pillole, no? Cioè sapere, vedere la verità, scoprire o no. Qui abbiamo le due pillole di Matrix.
Vedi, oddio, due, una per me sì, e una per te. Due per paura. Te e due per me. Ora, una è essere se stessi. Sì. E quindi anche essere disposti a deludere gli altri che ci vogliono in un altro modo. L'altra invece è essere come gli altri ci vogliono. Casualità, una solo sulla sinistra, che io non mi, non mi ricordo qual è delle due. D'accordo. Quindi adesso che famo? Cioè io scegliamo sì, la rosa. Ok. E per me sì, quelle rosa, hanno detto quelle rosa, i ragazzi. Scegliamo la rosa e vediamo cosa succede. Se poi non ci piace, prendiamo prima anche quella rosa. Tutte e due. Mamma mia, ma che faccia? Ma un momento così c'ho. Ma che ti deformano? Non c'è. Ma non è possibile. Mi sa che erano quelle arancio. No, che brutto. Ma no. Ah, che male. Mi fa malissimo. Mi fa male la testa. Mamma. Oddio. Non capisco più niente io. Ma vado in bagno. Vabbè, che effetto strano che bagno. Mamma mia, ho tutta la testa. Ah, mi fa male. Bocciata. Oh, vado in bagno, ciao. Mi sa che erano quelle arancio io. No, sì, ciao. Vabbè, a questo punto vado fuori perché ci sono dei ragazzi, dei writers, dei graffiti che stanno facendo... Wow, stanno facendo, lo chiamo graffito, come lo chiamo? Disegno, graffito, un graffito, allora un graffito, voi siete di Udine. No, Udine Trieste. Udine e Trieste. Allora, voi siete fratelli? Sì, chi è fratello? Voi due. E siete di Trieste? Trieste, sì. E vivete a Trieste? Viviamo a Trieste. Tu invece sei di Udine? Sì, sono il ragazzo suo, è amico suo. Ragazzo su, ah, quindi siete tutta una famiglia. Famiglia. E lavorate insieme. Ora io vorrei che in qualche modo voi mi spiegaste un po' questa cosa. Allora, questo si chiama graffito. Sì. Ok, è una diciamo una forma d'arte che in Italia non è rispettata o è rispettata? Viene considerata poco in Italia. Viene considerata poco, anzi, viene considerata un po' ci hanno sporcato il muro. Sì, questo sì. È un po' anche... Quando te lo danno ti fanno un favore. Ecco, sì. Esatto. Quindi, come siamo messi? Voi dove andate in Italia a dipingere, a esprimervi? Ma zone di periferia. Zone di periferia su muri comunali, muri di case, muri... No, muri comunali, di case, senza muri... di rispettare. Okay. Che differenza c'è? Perché per esempio devo dire una cosa, i disegni o i graffiti mi piacciono molto, a volte la scritta del nome che si chiamano in un altro modo, tag. A me un po' quelli mi piacciono un po' meno, se devo essere sincero, che a Milano a volte è pieno di... Voi fate anche quello? No, solitamente no. Quando fate anche quello? Ufficialmente. Quando è che avete iniziato a fare questo tipo di cose? Innanzitutto come vi siete inconosciuti? Perché loro due sono fratelli, vabbè. Sì, noi ci siamo conosciuti... Proprio all'inizio, quando abbiamo cominciato a fare disegni in giro per i muri, siamo conosciuti a 14 anni e da lì abbiamo cominciato a lavorare insieme. E dopo ha conosciuto sorella e si è fidanzato. Fatti affidare degli amici, cazzo. Guarda, a me quelli che. Io c'ho una sorella, a me gli amici che ti portano via la sorella. No, però mi sembri contento, sì, tu. Sì, sì, sì. Sei un po' geloso? No. È geloso? È fratello geloso? Io sono stato un po' geloso. Tu di tuo fratello sei gelosa? Sì. Vedi. Quindi adesso sì, mi porto via tuo fratello, te un po' ti dà fastidio. Allora, volevo che, come avete iniziato a disegnare? Cioè a fare così, avete fatto un liceo, come avete iniziato a fare? Sì. Io e lui abbiamo fatto la scuola d'arte. Scuola d'arte? Sì, e come mai avete scelto questa strada? Ma perché comunque è un modo di esprimersi così un po' più... Più veloce. Per la strada... più visibile da più persone, insomma. C'è un tema o un qualcosa che vi distingue dagli altri, una peculiarità? No. Il fatto di non trovare un tema riconoscibile è uno degli aspetti anche del lavoro nostro. Cioè riuscire a essere versatili, cambiare un po'. Avete un po' dei, siccome lavorate in tre, avete dei ruoli, cioè uno fa il disegno con la matita, per esempio, lo so, uno fa i ritocchi, uno così, o ognuno fa le stesse cose? No, cerchiamo di scambiarci un po' i ruoli. Un po'. È importante anche che tutti facciano un po' tutto, perché poi il disegno... Sì, è di tutti. Sì, no, ma poi anche la resa finale sia omogenea, perché sennò se...
se ogni persona fa un pezzo diventa un po' come un puzzle. Un puzzle che si capisce, sì, la che c'è che di mani diverse. Sì. Com'è, che differenza c'è, per esempio, voi siete venuti a Barcellona anche a fare delle cose o no? Avete fatto dei disegni? Io studio. Tu studi qua. Sì. E com'è qui invece la realtà? È più, c'è più attenzione? Sì, viene più considerata, viene ascoltata abbastanza di più, presa in considerazione, cosa che in Italia invece non viene minimamente presa in considerazione. Qui dove disegnano? Il comune dà degli spazi, sì, così? O... danno degli spazi, organizzano feste, eventi, c'è un giro di writer abbastanza grosso qua a Barcellona, c'è sempre stato, adesso continua, cosa che in Italia invece, ripeto, non c'è. Se non c'è, se c'è sempre... E vi fanno un favore. Sì, esatto. Ok, qual è l'ambizione di uno che fa questa cosa? Fare una mostra, fare... Fare una mostra, vivere di ciò che ama fare, fine. Cioè riuscire a vivere in tranquillità senza, secondo me, cercare qualcosa di più. Con quello che è, esprimere, esatto, questa cosa. Io conosco per esempio molti negozi che fanno fare le, come si dice, le saracinesche, le serrande, quello è un modo, c'è un po' di mercato? Qua sì, in Italia c'è un po' un problema, cioè c'è, ma lavoretti che non ti permettono di campare. Di campare. Qua invece la gente, cioè, gli fa vedere il tuo book, le tue storie. E loro ti chiamano per farti fare arriva. Delle cose. Vi è mai capitato di farlo in casa? Cioè che qualcuno se l'è fatto fare in casa? Sì, succede di pitturare un po' dappertutto. Dove c'è uno spazio abbastanza grosso per pitturare si può dipingere. Ma anche okay. Soprattutto su locali. Locali? Sì, decorazione. Ce la farete a finirlo entro la fine del programma? Speriamo, tempo per quanto manca? Qui abbiamo dovuto inventarci questa presepe, questa capanna di Gesù. Ringrazio un attimo anche I ragazzi qua, Catalan, che hanno fatto questa cosa. Vi lascio lavorare, io vado avanti con il programma, vado in cucina in questo momento. Gora! Venite qua, si chiama, eccola qua, Maria Goretti, va che bella, fai un saluto all'Italia. Ciao Italia, ciao. Mazza gnocchi, orco giù, Sergio, vado un po' veloce. Mi piace molto quando ti faccio questo scherzo. Oh, allora, qua com'è? Avete già fatto le coppe? Ah, state bevendo? Beviamo. Scusa, brindiamo però, no? Non si può fare. Io quando lavoro sono in servizio, sì, come finisce il programma mi sfondo. Ecco qui, che stiamo facendo il carpaccio di tonno, altro che giapponesi. Hai capito? Altro che giapponesi. Perché lui secondo me è abituato a cucinare solo sushi. E un po'. Sai che continuo a dire? Sì, pazzo. Ti stiamo un po' in mezzo ti stiamo un po' in mezzo ai piedi. E il bicchiere fuori. Che non fate troppa confusione, sì, perché sì. Okay. Maestro, non è spazio perché io sono grande, non è perché io... Ah, perché porta via molto spazio. Lo so. Noi fatica anche stasera, perché sembra tutto così naturale, tutto così in momento un po'. Invece devi vai, camera, indietro, le luci, le cose, vai, cioè, il corvelino, il cuoco. Adesso andiamo a conoscere una pittrice bravissima, sarda, che si è trasferita qua. È anche giovedì piove un po'. Poi mi viene sempre un po' di malinconia quando piove. Mi ricordo una frase. Se vi dico una stronzata, vi ricordo una frase: che senso ha che fuori ci sia il sole quando è dentro di noi che piove? Ma va che germa. A questo punto signore e signori, Valeria Pesce. Ciao Valeria, come stai? Bene, stasera una puntata sta uscendo troppo che ci divertiamo, lo dovremmo un po' nascondere. Visto stasera piove, abbiamo anche... Willy. No, si chiama Willy questo? Il tuo si chiama Willy? Ne avevo uno, sì. Ah, ok. Io pensavo fosse Tracy Chapman, pensa a te. Talking about revolution. No? Sì, sembra un po'. La mettiamo lì. Allora, tu sei italiana, sarda. Sei italiano come qui, quando gli dici sei spagnolo, ti dice no, sono catalano, tu dici no, non sono italiano, sono sardo. No, devo dire che io dico sono italiano, però mi correggono spesso e mi dicono no, tu sei sardo. Ah, solo loro che ti dicono così, che poi c'è anche una parte della Sardegna che parla catalano, sì. La parte di là di Alghero, sì, così. Sì, sì, sì. Allora, tu però vivi a Barcellona da 15 anni, sì. Parti come grafica e poi a un certo punto ti scopri artista, pittrice, così, o è una cosa che hai sempre avuto? Ho sempre avuto, sempre disegnato da quando ero bambina. La tipica frase, però diciamo che sotto la doccia?
No, perché quelli che cantano, dico io da bambino sotto la doccia cantavo, tu dipingevi sotto la doccia. Disegnavo, okay. Non sotto la doccia. E qui a Barcellona è quando ho iniziato a dipingere, diciamo che ho avuto l'ispirazione per iniziare proprio qua. Hai trovato che è più facile esprimersi qui dal punto di vista artistico o è uguale? No, è stata una questione personale, nel senso che mi sono sentita a mio agio qua a Barcellona. Guarda, ti giro questo, certo. Aspetta, non ti vorrei toccare. Se tocco il seno, tu dammi uno schiaffo. Senz'altro. No, non me l'hai dato, perché era una cosa. Ok, dobbiamo dargliene un altro? Sì? Ok, allora aspetta che... Ecco, scusami, no, così. Quindi è stato un momento della tua vita che... Diciamo che ha coinciso il fatto di stare qua, di conoscere altri artisti, di essere circondata da gente che si dedicava a questo. Ti hanno dato la forza di... Ah sì, mi è venuta, non è che mi hanno dato, mi è venuta. Ok, però insomma è venuta la voglia. Hai avuto intorno, ti sei relazionata con e ti hanno dato questo, quello che qui in TV chiamano feedback. Senti, dal momento in cui hai cominciato a lavorare qui a Barcellona, sei riuscita anche a fare una mostra poi a Cagliari, se non sbaglio, o comunque sì, in Sardegna. Sì, più di una. Sì, e sì, abbiamo avuto altre persone, altri ragazzi italiani, due architetti in particolare, che da quando sono venuti ad aprire uno studio a Barcellona hanno trovato lavoro in Italia. Ora, è una coincidenza oppure è una mentalità italiana che tutto ciò che viene da fuori merita più rispetto di quelli che invece rimangono in Italia? Ma io credo che ci sono vari fattori. Da una parte sicuramente in Italia c'è una certa esterofilia e da un'altra parte diciamo che ci sono anche momenti in cui l'arte o un certo tipo di arte funziona più da una parte che da un'altra. E nel mio caso, che faccio un tipo di pittura figurativa, diciamo che in questo momento funziona molto di più in Italia che qua a Barcellona. Tu campi di questo? Vivi di questo? Non solo. Fai anche alla grafica. Continuo anche a fare la grafica. Ci fai vedere qualcosa di che hai portato? Guarda, tengo io. Sì, sì. Dite ai ragazzi in cucina, abbassa un po' la voce che fanno un casino pazzesco. Allora, li metti lì? Perfetto, sì. Ma parti da una fotografia e poi ci lavori o parte tutto da un'immagine che tu hai in testa? Allora. Ma che belle inquadrature. Eccoci qua. Parte da un'idea. Parte da un'idea. Ah, ok. Un'idea. Per cui lavoro già sull'idea di lavorare con il corpo, con i pesci? Con i pesci, con gli animali, dipingo anche altre cose, fiori, bueno, tutto ciò che si muove. Tutto ciò che si muove. Soprattutto il corpo umano, ho iniziato con il corpo umano. Per cui prima inizio con l'idea, poi realizzo delle foto e poi realizzo i quadri, però non sempre, nel caso dei pesci non c'è stato bisogno della foto. Non c'è stato bisogno della foto. C'è uno studio ovviamente sul movimento dei pesci, però poi... Come fece Leonardo sul volo degli uccelli, tu hai scelto il movimento dei pesci. È stato rivolto. Senti, ma fai anche quadri su commissione? Cioè, se io per esempio ti dico vorrei che quella là che si tuffa vorrei essere io. Io mi tuffo in piscina e tu mi fai un quadro? Sì, li faccio purché mi lasciano una certa libertà. Ah, che non ti dicano... Che non mi dicano esattamente come lo vogliono, che mi lasciano libertà di esprimermi, perché sennò non mi interessa. È meglio non farlo. Va bene, certo. Vediamo adesso un filmato di Valeria. Dici ragazzi. È la Rambla. Rambla. Ho iniziato a dipingere solamente il corpo umano e poi sono passata a dipingere altri soggetti come fiori, pesci, animali. E mi appassiona tutto ciò che sta dentro il mare, nel fondo del mare e l'acqua in sé come textura. L'ultima mostra che ho appena fatto, curiosamente a Cagliari, nella mia città, si chiamava Azzurro e Salato, ma non troppo. Questo è uno dei quadri che erano presenti alla mostra. Per poter fare questo lavoro sull'acqua e questo studio sull'acqua ho bisogno di realizzare delle foto acquatiche. Anche questa è una delle immersioni con degli amici in cui sono presente anch'io. Come
potete vedere, sono molto disordinata. A volte uso le mani per dipingere, mi piace molto il contatto diretto. Questa strada si chiama Enric Granados, il nome di un musicista catalano. Questo è uno dei miei quartieri preferiti a Barcellona. È vicino ai giardini dell'università, è una zona relativamente verde, considerando che sta nel cuore di Barcellona, è molto centrale in ogni caso. Questo è Rigol, il negozio di materiale da cui mi sono sempre servita. Hola, che tal? Ormai mi conoscono e sanno già che tipo di tela uso, tanto che a volte sono io che non mi ricordo quale tipo di tela uso e me lo ricordano loro. Beh, guarda, lo dico per quelli a casa, io che ti ho qua a fianco e poi adesso che ho visto anche il filmato, devi essere una donna affascinante. Grazie. Sì, quello che rapporto hai con l'Italia adesso? Molto strano. Molto strano, nel senso ti senti comunque sempre italiana. Sì, assolutamente italiana, però quando sono in Italia mi sento un pesce fuor d'acqua. Un pesce fuor d'acqua, potresti autodipingerti visto che fai sia acqua. Capisci? Ti voglio chiedere che differenza c'è, perché per esempio noi che anche se siamo venuti a fare questo programma a Barcellona volevamo far vedere una città con un'energia un po' particolare, ci sembrava un po' morta in questo momento, un po' statica l'Italia, no? Però siamo assolutamente innamorati del nostro paese, non siamo venuti qui per dire che qua si sta meglio, però oggettivamente qui lavorando ci siamo accorti che è tutto più facile, cioè che è tutto più fluido, meno, non so, c'è anche più attenzione per chi non fa esattamente una cosa canonica, no? Cioè uno qui vive veramente, noi facciamo vedere gli artisti di strada, vedi che c'è gente che fa dei lavori assurdi. Tu avverti questa cosa di un paese un po' fermo in Italia, no? Sì, soprattutto un paese più burocratico, più statico. Sempre anche molto giudizio, avverto un Ma po'. Ma infatti questo è uno dei motivi per cui ho iniziato a dipingere qua, perché questo senso di libertà che ho sentito qua non lo sentivo in Italia. In Italia mi sembrava che fosse difficile poter iniziare a fare delle cose a una certa età, voglio dire, se inizi a dipingere da quando, a dipingere, a fare mostre, a fare scuole d'arte è una cosa, però non mi sarei sentita così libera di iniziare un'attività artistica a 32 anni come mi sono sentita qua. Cioè, sembra un po' sempre che uno non abbia voglia di lavorare quando sceglie una strada artistica. Sì, ma qui veramente no. In Italia, quando uno, diciamo, non accetta magari le 8 ore o comunque cerca un qualcosa di più simile a sé. Ma non parlo solo di lavori artistici, anche solo aprire un bar ormai è difficile in Italia, aprire una tabaccheria, qualsiasi cosa. Ma è un po' la burocrazia, non lo so, però veramente qua è tutto più fluido, sono assolutamente d'accordo. È tutto molto più fluido, che peccato, speriamo di riuscire a trasportare di là questa cosa. A cosa stai lavorando, che progetto stai lavorando in questo momento? Stai facendo un quadro, stai facendo qualcosa? In questo momento sto facendo vari quadri, sto facendo un ritratto su commissione. Ah, ecco, il ritratto di? Di una mamma con un bambino. Una mamma con un bambino, ok. Sì. E lì fotografi, sei partita da... Sì, perché sono delle persone che vivono a Milano. Vivono a Milano, ecco, vedi, tu da qua, cosa fanno? Vengono loro a prendere il quadro o glielo porti tu? Ma dipende, se posso glielo porto io. Già questo weekend vado a casa, se l'hai finito glielo posso portare io. E non credo l'avrò finita ancora. No, va bene. Allora torniamo a tra poco, qui si mangia stasera, c'è carpaccio di tonno. Oh, che buono. Sì, e baccalà coi ceci fatto da un cuoco che è una roba da urlo. Quindi fra poco mangiamo, si beve e vi presentiamo altra gente, sempre qui Italo Spagnolo. Grazie. Grazie. Italo Spagnolo, Italo Spagnolo, Italo Spagnolo. Ora anche senza zucchero. Ultime notizie, TRL On Tour, lo show itinerante di Total Request Live, è in viaggio attraverso l'Italia per raggiungere anche la piazza più vicina a te. TRL On Tour
tappa a Torino. Segui la diretta tutti i giorni da Piazza Carignano. Musica, ospiti esclusivi e tante sorprese insieme a Giorgia e Alessandro per un divertimento senza fine. Vai sul sito di MTV e scopri tutte le info sul tour di TRL. TRL on Tour, tappa a Torino, da lunedì al sabato alle 2:30. Stile Giovani, i tuoi progetti prendono vita. Dal gruppo Banca Carige. Vinci concerti collegandoti al sito. 18 finalisti provenienti dalle selezioni in 9 città italiane sono arrivati a Milano, tappa conclusiva di Pantin Protagonist 2006. Qui hanno trascorso una settimana intensa di preparativi, prove, impegni e capelli da favola che faranno sognare ad occhi aperti Rebecca Coslovi, nuovo volto e testimonial delle campagne Pantin Protagonist per tutto il 2006. Sarà il suo anno da protagonista con Pantin. Il prossimo anno potresti essere tu. Con stereo Pioneer da 160 watt, lettore CD MP3 e viva voce Bluetooth integrato. Nuova Citroen C2 DJ. E solo a maggio il diesel al prezzo del benzina. Hai mai pensato che quando ti senti in forma non hai paura di mostrare il tuo corpo? Giorno dopo giorno, Acqua Vita Snella aiuta il tuo corpo a eliminare quello che non serve e ti senti più in forma. Acqua Vita Snella, l'acqua che elimina l'acqua. Pull-off cup, open for fun. Trasformate le vostre labbra in specchio. Nuovo Glam Shine de L'Oreal. Unico. Il suo nuovo applicatore a forma di cuore è carico di texture idratante. Uniforma e veste le labbra di brillantezza a cristalli liquidi. Volume Glamour. Idratazione e brillantezza a specchio garantita. Tuffatevi nel cuore della brillantezza. Glam Shine de L'Oreal Paris. Cedete alla nuova collezione Crystals. Pronte a far brillare il mondo? Voi valete. È sempre l'ora dei pavesini. Scopri Sensor 3, l'incredibile usa e getta di Gillette. Tre lame montate su molle che si adattano al tuo viso. Il migliore usa e getta maschile di Gillette. Prova subito Sensor 3. Oggi nella speciale confezione 4 rasoi più 2 gratis. Speriamo esca il sole. Sempre, sempre, RTL 102.5 per i normal people.
Stomatoline Cosmetic trattamento pancia e fianchi. Snellisce di una taglia in 4 settimane. Stomatoline Cosmetic. Funziona. Li vedi e non capisci più nulla. 280 grammi, Big Big Mac e Big Tasty, i mitici del gusto a McDonald's. MTV e Progetto Italia presentano Storytellers. Gli artisti italiani raccontano il loro modo di scrivere e comporre musica dal Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Appuntamento con Ivano Fossati il 16 maggio alle 9:30 di sera. Guarda la diretta in esclusiva su mtv.it e manda le tue domande all'artista in chat. Se vuoi essere tra il pubblico a Torino, partecipa alla competition su www.mtv.it/storytellers. Guarda quanti palleggi che ho fatto, eh? Adesso da qui, aspetta, gliel'ho fatta arrivare fino qua. Ah, scusa. Allora, siamo arrivati a un momento importantissimo. Siamo arrivati al momento gatto di marmo, super gatto di marmo. Vediamo i tre filmati di questa sera del nostro gatto di marmo. Sigla! Sono stati scovati, sorpresi, accucciati, impallati, indifferenti, ma per finta. Sono tanti, ma solo uno riuscirà ad aggiudicarsi il... Gatto di marmo, votato al disastro. Gatto di marmo, è proprio un impiastro di marmo. Essendo... Eccolo già sveglio in azione il gatto di marmo, essendo questo un appartamento e non uno studio televisivo è facile a volte essere, diciamo, presi nelle inquadrature. Vediamo i tre gatto di marmo che sono arrivati in finale questa settimana. Primo filmato del primo gatto di marmo. Ah vabbè, questo era proprio... Ok. Primo gatto di marmo, ti sei... Dov'è? Dov'è? È fuori? Sì, mi sa che è fuori. Secondo filmato gatto di marmo. È apprezzabilissimo. Super. Super. Vabbè, fa anche una danza. Guarda che movimento. Che danzetta fantastica, grande Ivo, il gatto di marmo. È anche stato apprezzabile, molto apprezzato lo scatto per cercare di non essere preso. E terzo gatto di marmo di... Eccolo lì, terzo gatto di marmo in classifica questa settimana. Vediamo. Vabbè, questo... questo vabbè, vabbè, vabbè. Io... Non vorrei nemmeno scomodare i ragazzi, perché avevamo deciso insieme ai Corbelino di scegliere, però devo dire che dei tre, dalle risa, diciamo, del pueblo, diciamo, Vox Populi, scegliamo, credo, Michele, insomma. Io lo quasi la rifarei vedere, in assoluto. Si abbassano le luci, sta per iniziare il live, e dalla sinistra... Oh, mamma, dai. Super! Super gatto di marmo, eccolo qui, prego, vieni. Grazie. Gatto di marmo di questa settimana, Michele. Gatto di marmo. Allora, tienilo bene, come la Coppa del Mondo, tienila bene, attento che non ti cada, perché settimana prossima potrai essere derubato del gatto di marmo. A questo punto arriviamo al momento del...